uno dopo fatto queste cose va in messa, poi tocca anche le ostie consacrate con le mani dopo che aveva fatto tutte quelle schifoli. Nel mio studio sono arrivati due postulanti frati presso l'abbazia a Chiaravalle e mi hanno raccontato i fatti di molestie e abusi sessuali che hanno subito da parte di alcuni frati. Ho fatto un anno di postulantato, poi finito l'anno la comunità non mi ha votato come novizio, ma mi ha votato come familiare. Non avevo dove mangiare, quindi mi sono rivolto alla portineria di Chiaravalle per avere del vitto. E quando mi portava questo piatto, questo monaco, toglieva l'occasione di toccarmi. Capito? Quando ricevevo questo avanzo, io prendevo il mio piatto e me ne andavo a mangiare fuori. Questo due, tre, quattro volte, e poi ho deciso, basta, faccio una denuncia. Una di queste persone aveva addirittura con sé un video che ritraeva un rapporto sessuale. Abbiamo documentato perché è difficile far capire alla gente o anche allo Stato o anche al Vaticano che queste persone facciano queste cose. Infatti tutti hanno paura di parlare. Uno dei fatti ha ammesso gli approcci sessuali. La polizia gli ha fatto vedere questo video che lui lo traeva in questa situazione, quindi ha dovuto per forza ammetterlo. Sono questi arrivano da Roma, un'abbazia che è stata chiusa nel 2011 da Papa Benedetto perché facevano una vita non monastica. Quella è una comunità marcialista, cioè non è che togli uno e la comunità rinasce. Appena mi sentivano che io entravo in camera, ritornavano in camera mia, cominciavano a toccare, a darmi fastidio. C'è una persona con cui io mi sono andato a confessare, che poi io mi sentivo in colpa in tutto questo. E poi appunto il priore, loro sapeva. Cioè, lo sapevo, io gli ho detto, e qualche tempo alla mia protesta, quando io ho detto guardate questa cosa, no, com'è possibile, allora mi ha detto prendere e lasciare, che noi sappiamo come sono le cose, la situazione è questa, prendere e lasciare. Anche io ho risposto, non c'è nessuno che vuole levare. Ci sono certi che si trovano nelle celle tra di loro, cioè consenzienti tra di loro, cioè questo poi a noi non ce ne importa. Però alcuni di questi invece hanno anche il vizietto di fare sulle persone esterne, soprattutto su persone che si trovano nel bisogno. Più che violenza è un abuso di autorità, imposizione di sottostare, costrizione di sottostare a questo per ottenere quello che loro servivano a tutti quanti. Gli regalavano 10 euro, persone sono veramente povere e queste persone povere è molto facile poi dopo sfruttare in questa maniera. Nella lettera al cardinale Scola che cosa gli dicevi? E Scola non si è più fatto vivo? Nessuna risposta da parte sua. Ho mandato parecchie email in Vaticano, ho mandato email ai giornali Vaticano, all'Osservatore Romano, all'Avvenire, poi alla Cancelleria di Milano, della Curia, però nessuno mi ha dato risposta. Tutto sanno, ho visto il video, mi ha detto vediamo che succede lì. Sì. 17 anni non avrei avuto nessun dubbio che avrei denunciato, ma all'età mia è difficile dimostrare perché qualsiasi avvocato può dimostrare che tu sei capace di intendere di volere e quindi sei capace anche di difenderti, punto. Ci sono stati indagati per questa vicenda che forse potrebbe arrivare a una spiegazione. Non ho niente da dire. Non ho niente da dire. Non ho niente da dire. Neanche smentire. Non ho niente da dire.